Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Gullà. Tu chiamale se vuoi emozioni. Cantava così il grande Lucio Battisti, beh, forse. Lo hanno cantato anche i quasi 35.000 spettatori che ieri hanno affollato il Renzo Barbera per assistere alla vittoria del Palermo contro la Juventus. Sì, la vecchia signora è stata battuta 3-2, una serata magica, una grandissima soddisfazione per l'intero ambiente rosanero, una serata che in parte asfalta le ultime delusioni raccolte dalla formazione palermitana. A Mauri e Cassani la vittoria porta la loro firma, autori di gol sensazionali e soprattutto di pregevole fattura. Una gara davvero bella, ben giocata da entrambe le formazioni, battagliata forse in maniera eccessiva, Guana e Nedved ne sanno qualcosa. I due infatti hanno dovuto abbandonare il gioco anzitempo per un duello aereo che li ha messi entrambi KO. Anche questo però è calcio. Amauri ha mandato ancora cartolina alla dirigenza juventina. Due gol bellissimi, classe e potenza, due gol da Amauri. Il primo che ha dato il via alle danze, lo potremmo definire alla Del Piero. Il secondo al termine del primo tempo. Un colpo di testa micidiale che ha bucato anche i guanti di Buffon. 2-0 al termine dei primi 45 minuti. I tre punti viaggiavano già verso le casse rosanero. Poi nella ripresa Del Piero comincia a giocare. Sissoko si impadronisce del centrocampo. E nel giro di poco cambia tutto. Pallino in mano alla Juve, palle dentro la porta del Palermo. Del Piero in breve con una doppietta pareggia e due gol di Amauri. Sembrava che da un momento all'altro dovesse arrivare anche il tris. In effetti, se non fosse stato per il palo che ha respinto la pennellata del redivivo Del Piero, saremmo qui a parlare di un nuovo insuccesso del Palermo. E invece, come in una favola, finalmente dal lieto fine, Cassani, uno che spesso vive nell'anonimato per una sera, diventa principe e con un sinistro d'antologia batte Buffon. Il Barbera, vestito a festa per l'occasione, esplode di gioia, probabilmente la più bella soddisfazione dell'anno. Non capita a tutti a fare due gol alla Juve. Abbiamo fatto una grandissima partita, perciò sicuramente una serata indimenticabile. Abbiamo fatto una grandissima partita e poi alla fine siamo stati fortunati. Cassano ha trovato quel gol che anche a noi ci mancava, quello pizzico di fortuna, e meno male ci è arrivata, perché a Napoli abbiamo fatto una grandissima partita e poi c'è stata la beffa alla fine. E stasera all'incontrario, perciò abbiamo raggiunto questo 39 punti che cercavamo già da tempo, e adesso cerchiamo di lavorare adesso più sereno. Niente più timore, via le paure, anche nel prossimo campionato la Juventus tornerà a giocare al Barbera. Ciò significa ancora Serie A. A me sapesse, non mi piace parlare, ma neanche di altre cose. Ho detto, il Palermo pensa che se anche oggi avessimo perso, saremmo rimasti a 7 punti dalle terze ultime, quindi credo che il discorso salvezza non era un problema per il Palermo. Il Palermo deve cercare di chiudere il meglio possibile questo campionato, che purtroppo ci ha avuto un po' di traversie. Lo deve chiudere nel miglior modo possibile. Abbiamo messo una piccola casella per quello che riguarda i tifosi, per la gioia dei tifosi, che adesso conta solo far felici loro in queste ultime giornate, perché insomma qualche disavventura gliel'abbiamo fatta ingoiare. Ora cerchiamo di farli contenti queste 8 partite, erano 8, ora sono diventate 6, e così insomma possiamo fare un finale positivo. 3 gol strepitosi per Buffon, però il risultato ha il naso lungo. Credo che la Juve secondo tempo sia stata anche imbarazzante da quanto è stata superiore, ecco, però questo c'è da fare ugualmente complimenti a quelli del Palermo, perché ci hanno creduto fino alla fine e sono riusciti a portare a casa 3 punti che probabilmente non si speravano neanche loro, per cui tanto di cappello a loro. I rossanero riprenderanno ad allenarsi domani pomeriggio in vista del prossimo impegno di campionato, che sarà sabato sempre al Barbera ma contro il Catania. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.